Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. Stiamo iniziando il capitolo 5 e la nostra barca si è appena incagliata, quindi dobbiamo liberare la barca. Io vi ricordo essere Glacial Sphere, stiamo giocando in 4K a 60 fps su PC e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. That would take too long. Maybe we can just push it? Well, let's try. Ready? Yes. Ok, vediamo se riusciamo a push. Liberare la barca. Se vi siete persi quello che è successo prima. What? Ecco, figurati. We'll wait for you downstream. Appunto, se vi siete persi quello che abbiamo fatto negli episodi precedenti, potete trovarli nella pratica playlist sia in descrizione che nei commenti. Allora, vediamo se c'è qualcosa da raccattare qui prima, eh. Beh, dubito che troveremo dei rottami qui in giro. Allora, dopotutto è un ambiente naturale. Però la natura in questo gioco, per come è fatta, mi piace tantissimo. È una tragedia. I never thought that. It's too late for that. But this island, Hugo says it will fix all this. So it will. How? The question is where. We have to find it. What about your mother? I don't care. But you will have to pick a side. She's my magistrate. Bene, 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 guardiamoci in giro. Aha, qua troviamo qualcosa, infatti. Dagli materiali, perfetto. E qui magari qualche collezionabile. Nada. Un cinghiale. Don't panic. It's just un cervo. A stag bellowing, I think. Oh, Lord, I forgot they existed. Mating season must have started already. It's like nothing has changed for them. Nature won't change its ways. The chaos we face is part of it. Somehow. Except they are courting while we are trying not to die. True. Let's go back. After you. Ok, nuovo souvenir. Il bramito del cervo. Ottimo, abbiamo trovato il souvenir. Di qua non si va, vero? Solamente da questa parte. Nello scorso capitolo non abbiamo trovato nessuno dei due souvenir. Abbiamo trovato solamente il fiore per l'erbario di Hugo. Ok, fare dei livelli finalmente di giorno è sicuramente più interessante, più anche sereno. That smell is terrible. We must take Hugo away from this. Hey, they're up there! Amicia, come back! We're coming! There's a path going down. Be quick! Okay. Yes! He's getting scared. What's that? No, dai, arrivano i topi. What the hell? It's them! They're already here! E niente, non c'è più il passaggio. Loro tecnicamente non potrebbero uscire alla luce del sole. Oh, we, le pantegane. That was really close. Are you alright? Yes! Guarda lì. She's fine, Hugo. Look, materiali. Yes! But the rats! We know how to do it! We're coming! Well, where do we start? There are braziers on the other side. Allora, iniziamo con lanciare un bel igni per lì. Come on, run! Poi diamoci un'occhiata in giro, eh. Andiamo qua su. Oh, all right. Altri materiali. We're surrounded. There has to be a way. Those cranes. Yes. Fabbrichiamo questo. If they can move rubble around, then... And this one is a crank. We should give it a try. Allora, accendiamo quel braciere là in fondo. Poi abbiamo altri materiali qui. Ottimo. Altro alcol. Bene. Ah, ma non dura molto. Ok. It's working. The haze moving. Yes, this could allow us to cross. Immagino che però dobbiamo farlo tenere a Lucas. Sì. There must be a counterweight. Dai, Lucas, I can deal with the crane while you handle the sling. Vai. Lucas, that's a job for you. Agreed.
Ormai abbiamo capito come funzionano queste cose. What are they capable of now? They tore down an entire city. It will happen again if we keep ignoring Hugo's feelings. Guardali, guardali come arrivano i topastri. Guardali, guardali. Infamelle. I topi. Andate via, va. Hey, won't be enough. Devo usare la pece? Devo usare forse la pece? Però la pece ne abbiamo poca. Dovremmo farcela. Questa dovrebbe aumentare infatti. Dovrebbe aumentare la luce. Ok, e siamo arrivati qui. There's another crane. I think I can help you across. Yes. Try to move that hay bale towards me. I'll be able to light it. Vai. Incendiala pure. No. It's coming. All this mess just to get to Marseille. Vai. It'll be worth it. It's not. And Hugo doesn't believe in it anymore. Yes. I can understand why he feel that way. Vai, incendiala. I'm there. Hold it there. I am. Here I come. Vieni, vieni. Let's keep moving. Amicia. Okay. We're on our way, Hugo. He's still scared. I have to get to him quickly. Your mother's there. She's lost Lucas, and he knows it. Well, let's get you back on that boat quickly. We'll use that crane again. Yes. Vai, usala. Lucas, that's up to you. Straight away. Amicia, you should tell me what's on your mind. About what? That island. I know you. I told you, you have to pick a side. Asta, dovevo tirare. Tell me when to let go. Vai, lascialo. Now, I'm going. Come on, move it. What? No, no, Lucas, what do I do? Catch this. Strike the ground with it. Go to those stairs. What is this? What? Hurry, it won't last long. Back, get back. They don't like it. La pirite genera luce all'impatto e ti consente di sfuggire dati per un breve lasso di tempo. Ok. What was that? Pyrite, a mineral. I just grabbed some on the way. Well, it saved my life. Thank you. I expected sparks, but not this. I'll need more. Keep an eye out for it. All right, my turn to get you across. Ok, ora possiamo attraversare lui. Non mi sembra ci sia della pirite in giro in questo momento. Vai. All right, seems to go all the way around. Hang on, Lucas. Take your time. Non so quanto sia utile questa cosa. Non ho capito sinceramente. Anche perché andrebbe proprio da un'altra parte. Non andrebbe lì la luce. Almeno no. Cioè, non mi sembra. Dai però, questo bug. Su. Non mi sembra che la luce possa allontanare i ratti così tanto. Anche perché dove lo fai andare? Perché lì? Beh, incendiamolo. Vedi che non serve a niente. Ah, dobbiamo passare noi, ok. Ok, dobbiamo passare noi. Questo farebbe passare noi, arrivare lì. Ok, capito. Pensavo di dover far passare Lucas. Scusatemi. Avevo capito male l'enigma. Perché ti sei fermata? Ma perché? Boh. Questo è un po' buggato comunque, eh. Cioè molte volte. Sì, molte volte lascia gli aggetti che sta usando, ma non glielo sto dicendo io. Ok, vai. Giù. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Tornerei di on. Well done. Ok. Ovviamente questo bastoncino.
Ma prima andiamo a prendere questi aggeggi. Ok, facciamo dell'altro Ignifer. Buono. Allora, qui potrei scendere volendo. Però lanciamo il bastoncino a Lucas, va. This'll do nicely. Vai, prendi. Riesci a lanciarli, no? Brava. Yes! Nice throw! Nice catch! Alright, my turn. Goodness. You can make it, just keep running! Yes! They're just rats, huh? I know rats. Yes. So what am I waiting for? No, non penso che il bastone. Ah beh, certo, lui può correre. E quando ho il bastone devo andare. Devo camminare. Yes! You run pretty fast! Ok, ne vuoi, ne vuoi un altro? There's nothing like good motivation. Non ne vuoi un altro? Devo farti venire qui o no? I'm stuck. This thing is locked. I'll take care of it. Now we've got another hay bale here. I light it up. We run. All right. Stay warm. Allora, nel frattempo, tiriamo di via quello. Ecco. I light it up. We run. Ok. Pronti? Vai. Now. Come on, come on. Andiamo a prendere però questa. Let's see what's inside. Vai, prendiamo tutto. Ok, dovrebbe durare, spero. Ok. We did it. I like your battle cry, by the way. Buono. Thank you. It helps me build up speed, I suppose. We're close. Breathe. Posso fare qualcosa? Sì. Ascoltare un basetto aggiuntivo, no. Ascoltare munizioni alchemiche aggiuntive, questo è buono, l'abbiamo fatto. A questo punto direi di fare questo. Un attrezzo di recupero utile per fare rottami di vasetti, coltello, pirite, dardi. Quando missia esaurisce lo spazio a disposizione. Questo non dovrebbe essere male. Un nuovo anello sulla cintura consente alla missia di trasportare un vasetto aggiuntivo. Beh, prima di tutto prendiamoci il vasetto aggiuntivo. Ecco. Non fa mai male. Poi prendiamo questo bastone e questi rottami. E il bastone lo possiamo usare per accendere qualcosa, immagino, no? Davvero non possiamo usarlo per accendere nulla? Ah, di qua, ok. Dovremmo scendere ed andare lassù, magari. Boh, accendiamolo e vediamo. Vediamo dove andare. We're almost there. Let's hope Marseille is different. Once the Order gets their hands on him, it'll be too late. Amicia, they can't all be like Baudin. We can't take the chance to see if you're right. Dobbiamo andare, esattamente. Ah, qui, ok. No, non qui. Esattamente lì cosa dovremmo fare? Non ho capito. Dobbiamo usare magari un vaso o qualcosa. Dobbiamo incendiare qualcosa con i bastoni. Perché qui sinceramente non ho capito. Là tra l'altro ci sono... No, non dobbiamo incendiare nulla, a quanto pare. Amicia, they can't all be like Vaudin. We can't take the chance to see if you're right. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare la pirite, magari. Però la pirite noi non ce l'abbiamo ancora. O sbaglio? Non abbiamo la pirite. Qui ci siamo potenziati noi. Vediamo. Sì, ci siamo potenziati. No, ok, qui è strano. Ah, dovrò usare magari questo. Nope. Qua ormai abbiamo finito. No, raga, non sto capendo. Non sto davvero capendo. Posso ordinare a Lucas di fare qualcosa? Posso rompere magari quell'aggeggio là con la fionda? Non penso.
Ok, qui è strano. Devo rompere qualcosa con la fiondali, magari? Posso salire su quei posti, però non, cioè, non vuol dire niente salire lì. Dirà non devo andare. Devo magari andare a qualche parte di qua. Ah, guarda qua, infatti. Eccoli. Sembrava strano. Ma a che pro allora mettere dei bastoni lì esattamente? Perché c'erano dei bastoncini? È quello che mi ha tratto in inganno. C'erano dei bastoni, pensavo dovesse essere usato in qualche modo per andare avanti. Allora, vediamo un po' cosa c'è in giro. Un coltello? Ok, ci saranno dei soldati da far fuori. Vediamo se c'è qualcosa qui, tipo il fiore di Ugo o queste cose. Nessun fiorellino? Nada. Proseguiamo allora. Non si va di qua. Cosa c'è là? Cos'è quel bug? Lo vedete? Va bene. Molto buggato questo gioco comunque. Molto buggato. Ah, devo parlare con lui. We can try to cheer Hugo up. You think they'll hear us? Well, you can shout pretty loudly when you want to. Depends on what's trying to kill me. So, together? Yes. On one, two, three. Ayo! Wait for it. Amicia! Lucas! He's seen us. Li vedete là in fondo? Si vedono. Ah, nuovo souvenir. It's absurd. Okay. We should be playing for fun. Now we play to stop him falling apart. As long as we don't let him down. Never. Proviamo a vedere giù. Perché è strano che quei bastoncini là siano là per niente. È proprio strano. Magari devo andare di lì, Non mi sembra strano tornare indietro. Ma forse devo davvero andare di lì. Prendiamo i bastoncini. Forse sì. Però c'è un dislivello. Bene, andiamo a vedere. Nel caso moriamo. Nel caso moriamo. Però vediamo se bisogna andare di qui. Ah, ci sono le scalette. Chi se lo aspettava qua? Le scalette. Ok, qua ci sono altri bastoncini però. Questi bastoncini non penso mi portino da nessuna parte. Ma qua possiamo andare, ok. Ci manca il fiorellino di Ugo in questo capitolo. E poi abbiamo trovato tutti i collezionabili. Amicia! Amicia! Niente qui. Still, it's good to see you both safe. Sorry to interrupt, but we should move on. And there's a damn chain blocking us. We'll take care of it. Attraversa il cantiere, fatto. Apri un passaggio per la barca. Dobbiamo azionare questa, no? Insieme? No, solo io. We don't need a ferry. We need that chain loose. There's nothing on our side. It's rusty. Oh, or something. Maybe on the other side. The ferry could take me there. It's a bloody mess under that pontoon. There must be something jamming the chain. How do we get down there? We'll find a way. Dobbiamo tirare qualcosa? Dobbiamo riuscire a passare ed è così che riusciamo a passare in qualche modo. Aspetta, lì però ora si è aperto un passaggio. Prima non era aperto. Prima questo non era aperto. Carretto. What? C'è un carretto qua. E soprattutto perché non riusciamo a tirarlo indietro? Più di così. Ok. È una slope, it won't hold. È troppo in pendenza e non riesce. Allora, tienilo tu, Lucas. Vai. Lucas, I need you to take care of this. Naturally. So, is there a passage? There's a hole. I'm going in. Be careful. Come sempre, Missia nella merda e nella fogna. Oh, Lord. Ma
Ma questa ragazza piace proprio buttarsi in queste situazioni, eh? Cioè, glielo leggi in faccia. Appena vede del letame, della fogna, del fango, ci si deve buttare dentro. Altrimenti non è contenta, almeno una volta capitolo. Questi sono tutti morti esattamente per cosa? Per i topi? O per i soldati del duca? Perché i topi in teoria sono arrivati adesso qui. Quindi perché sono morti questi? You did it! I'm getting the ferry to you! Yes! Ok. Please. Come back! On my way! It must have been. Ah, devo andare lì? Yes. Non devo tornare indietro, stavo già per tornare indietro. Però no. Ha più senso andare qui. Vai. Ecco, esci dalla melma. I need air. Take your time. Tell me when you're ready. Hi. You can let go now. Very well. I'm sorry, Amicia. I'm scared. Don't be. It's not your fault. Sta buggata, Amicia. You'll be all right in Marseille, Hugo. I don't want to go to the Order. Magister Vaudin was not a nice man, I know. But this will be different. His island, mother. Not now, Amicia. Fine. Ora la domanda è: quando è che andremo su quell'isola? Alla fine del gioco? Quella là cos'è? Si può in qualche modo colpire? Perché qui abbiamo la cassa e va bene. Con qualche materiale. Facciamo un altro. Ok. Però oltre a questa. Guardiamo in alto. Tu? No. Il sasso. No, devo colpirlo in qualche modo quello. Posso salire? Posso usare qualcosa qui per salire? Non sembro poter colpire quello. Ah, ora sì. Vai. Ma no, cosa no? What the hell? Answer. I'm fine. Just almost got crushed. How will she get back? Right. The chain's gone, but so are the pontoons. I'll dock at the bridge's floodgates. Lucas, can you make it there? I'll find a way. All right. I'm on my way. Be careful. Ok. Yes, yes. Ma vorrei vedere cosa c'è là. I don't care about being safe. This is all non about posso arrivarci. Quello è un baule, eh. I know you don't trust me. Ah, da fuori, da fuori. C'è una scala, l'ho vista. Quel baule di solito contiene gli attrezzi per potenziarsi. Quindi lo vado a prendere. E qui sotto forse si può passare. Però prima andiamo qui dietro. Vai. Qui sopra? Ah, coltello, vai. Usiamolo per aprire questa porta. Tanti soldati li possiamo uccidere anche in un altro modo alla fine. Ah. Un botto di rottami, ottimo. No, aspetta, prima devo prendere anche quest'altro rottami. E devo andare a prendere anche quell'altro baule. Probabilmente il baule allora si arriva da sotto. Al baule si arriva da sotto. Senza gli attrezzi non posso potenziare l'equipaggiamento, eh. Probabilmente al baule si arriva da qui. Ci abbassiamo. E infatti si riesce a passare. Fortunatamente non camminiamo lenti. Almeno non ci piegiamo 3 ore. Ecco qui. Baule. Un botto di roba. Allora, usiamo l'alcol per fare dell'altra pece, così possiamo prendere anche questo. E proseguiamo. Ritorniamo su, potenziamoci. Se possiamo. In modo da prendere un vasetto in più. Facciamoci quel potenziamento lì. Ecco qui.
Time to get to work. Questo? Sì, possiamo farlo. Direi di farlo, quindi. Looking pretty good. No, appunto, il vasetto in più l'abbiamo già preso prima. Ora possiamo prendere questo. Attrezzi da viaggio. Gli attrezzi da viaggio consentono alla missione di migliorare il suo equipaggiamento ovunque, senza dover utilizzare un banco da lavoro. Comodo, ma anche no. Risorse alchemiche aggiuntive grazie a una nuova tasca sulla sua borsa. Questo lo faremo probabilmente. Toppa doppio magari anche no. Corde allungate. Allungando le corde, le pietre tirate con la fionda sono più potenti e stordiscono i nemici per più tempo. Ah, questo è utile. Molto utile. Ammissa potenza le munizioni alchemiche per far esplodere l'Odoris al contatto con il fuoco, uccidendo i nemici senza armatura. Questo invece è inutile, perché senza armatura li puoi uccidere anche con la fionda. Certo, ti fai beccare, però li uccidi comunque. Qui c'è magari un fiorellino? Non mi sembra di vederlo. Seguiamo allora. Abbiamo per adesso preso davvero un sacco di roba. Ah, altra cassa. Contro l'altro alcol. Dai, facciamo questo. Prendiamo l'alcol. Ok, vediamo cosa c'è da questa parte. Lord, how do I cross that thing? Yet another mess. Calm down. You're troubled. Facile, no? And you know why. The island. Oh, you'll figure it out later. Stay focused. Ce la fai? Devi girarti così, eh? Dai, su. Brava. Ok, sali. Non so se stia andando nella parte giusta qui, sinceramente. Anzi, a vedere così mi sa di no. Devo prima abbassare il ponte qua. Devo forse usare una catena? Si fa abbassare quel ponte. Non c'è una catenina da colpire? Eccola, eccola. Quella è la catena. Da qui. Dai, perché non la prendi? Ah, perché sto dando la pece. Ma che scemo che sono. Vai. Ok. E posso andare di lì. Che mi sa di roba però secondaria, eh. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Magari il fiore di Yuwa. Dubito che possa trovare un fiore qui. Forse sto andando davvero avanti. E invece mi sa che ho trovato il fiore. No, non vedo niente qui. Ah, eccolo qua invece, sì, il fiore. Look at you stranded here. I'm sorry, I'm gonna need you. Anything that can cheer him up. Ok. Let's finish this. Anemone. E infatti mi sembrava una cosa secondaria questa. Oh, in questo capitolo penso di aver tipo trovato tutto il trovabile. Ho esplorato davvero bene per ora. No. No. Volevo usare Y. Perché mi sa che là non riesco a salire senza questo, vero? No, appunto. Mi serve il carretto. Vai. Porto là. Là ho visto un'altra catena. C'è un'altra di quelle campane che prima abbiamo tirato giù. Ma non penso che quella si possa tirare giù in qualche modo, eh. Ecco. Ah, aspetta qua. Cosa c'è qui dentro? Rottami? Roba? Non c'è niente, davvero? Ah, qua devo passare dopo. Prima devo tirare giù il ponte, anche lì. Vai. Good, that's a step. A step, brava. Allora. Qua devo scendere. Where are
Poi abbiamo perso di vista Lucas. Ma che cosa sta facendo? Ah, lo devo tirare indietro? Ok. Vai, mettiti da qualche parte, va. No, 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 vieni indietro. Ok. Non so bene a cosa posso servire per adesso, però facciamolo. Soprattutto sono bloccato qui. Ma sono bloccato qui, scusatemi. Ah no, ok, ecco qua il ponte che non trovavo. We should be able to get back now. Emo? Emo? Non posso chiedere a Lucas di... Come on, you can do this. It's just another thorn in your side. Scusami, Come passare dall'altra parte? Da qui non posso comunque fare nulla. Posso colpire quello? Posso colpirlo in modo che... Non credo. Boh, ragazzi, boh. Anche perché... Cioè, a cosa servirebbe alla fine? Tornare di qui. Non avrebbe molto senso. Ah, ho capito. Vieni qui tu. Come here, I need you. Vai. Vai su questo coso. I'll have to climb again. That cart was the perfect size. That should work. Vai. Poi vieni di qui. Attiva sto coso. Let's go. Ah, good. Find an island. How are you going to do that? Come fai a trovare un'isola? È davvero così difficile? Beh, d'altronde se non tirano una mano. Tiriamolo indietro. Ok. E siamo passati. What the hell? Oh no, there are those men. Leave him alone. Just aim and shoot. Use the crank handle to reload. All right. Let me go. How do you let like me that? Go. Lucas, are you all right? I'm shaking like hell. Thank you. There's too many rats. I can't get to you. Amicia, clear a path for him. How? Place an ignifer on the tip of your bolts. Fire them into anything wooden. It will keep the bolts burning. Sure. Lucas, I'll tell you when the way is clear. Got it. Thanks. That will do. I can almost see a way through. Done. You can come. Yes. Brilliant. On my way. Ma sono infiniti i dardi con l'ignifer. Yes. I think my blood is frozen. But thank you for not missing. They were from the same group as in the arena, Amicia. What happened in the arena? And who is this Arno? He's a big problem you have now. We must leave. So here's the famous girl with the sling. It seems you're pretty versatile when it comes to killing my men. Let's go! Now! Try that. Cosa vuole questo arno, tra l'altro? Ok, sarà riparato la torretta quando non miri. I just defended myself. Amicia, come inside with us. No, someone has to cover Joseph. Don't be foolish. There's too many. It's mine, don't worry about me. Keep them off my back. You've got it. Epa. On it!
buono. Sto mirando con il controller, per quello non sono troppo bravo a farlo. Appunto. Ok, apri un varco per ripassaggiare la barca. E a cosa devo sparare esattamente? Devo sparare o posso uscire da qui? Ai barili? No. Ma a cosa... Con l'Ignifer magari? Sì. Ok. Di poco non l'ho preso quello là. Con l'Ignifer? Ah, con l'Ignifer ce l'avrei fatta meglio lì. Mi hanno presa. Buono, muori. Crepate. Oh, vendicativissima questa missione, vendicativa al massimo proprio, ha sterminato tutti. Focus on the bot, leave them to me. You're doing good, lady. That crossbow was made for you. No. Ma dai. Dentro lotta sbloccatrice, lottatrice sbloccato, ok. Cosa dovrei fare? Possiamo andare fuori? Sì. No! Prendi le frecce. Crepa. Muori. Non ho più frecce però. Devo prenderle. Eccole lì. Mannaggia me. Giro giro tondo. Shut your mouth with your own guts. Crepa. What happens? Aia. Adesso le altre frecce, ragazzi. Ah, lì posso tirare l'Ignifer. L'inventario è pieno. Ma che cazzo me ne frega? Aia. No. Ok, allora, le frecce sono contate. Questa cosa non me l'aspettavo così tanto. Io ne avevo buttata via una all'inizio a caso. E invece non devi buttare via le frecce. Ecco fatto. Prendila. Ah, l'ho trasformata in rottami, ma no. E poi tra l'altro mi hanno colpito. Va bene. Bravo, spara. Contro di lui posso usare in realtà la fionda. Hop. E contro lui invece la balestra.
No, dai, era mancato. Ma dai. Posso contrattaccare? Devo prendere la fionda? No. Ok, il combattimento è molto confusionario, ragazzi. Molto, molto confusionario. Speravo che il combattimento fosse fatto meglio, sinceramente. Invece non è questo granché. Ah, non muore se gli tiro una balestrata in faccia? Perché ha l'elmo? Cioè, devo per forza usare la... Ah, intanto là tiro la fionda. Vai, crepa. Pure tu. Dai, mi ha preso. Vabbè. Crepa. Poi, balestra. Muori. Niente, devi mirare al corpo su di loro. Ci arrivo? No, non ci arrivo. Giù. Ma dai, ma perché mi ha colpito? Ma ero giù, ero in copertura, ragazzi. Ma tutto bene? Eh? Requiem, tutto bene? Yes, come. See what happens. Crepa. Dai. Muori. Bravo. Posso riprendere questa freccia? No, perché l'hanno tirata loro. Ok, nasconditi. Bravo. Prendi le frecce qui. Poi spara l'arciere e poi uccidilo. Tac. Poi balestrina. Crepa. Ora libera la barca. Ok, intanto prendiamoci un po' di rock qui, eh. Che non fanno mai male. Che dite? Troppino? Nada. Ok, ho capito un po' come funziona questo combattimento con la balestra. E fa ridere il fatto che tu non possa colpire uno in testa perché ha l'elmo, ma se lo colpisci sul corpo dove avrebbe in teoria l'armatura, glielo ammazzi, va bene. Questa cosa fa un po' ridere. Ok, proseguiamo. Ci sono dei materiali qui. Nope. Andiamo. Altro filmato, altra cutscenes. Not that easy. So what will you do now? No. What will you do now? No. I'm here. Now show me how you fight a fully armored warrior. Sì, infatti. Cioè, alla fine basterebbe mandare contro dei soldati in armatura. E non riuscirebbe a fare una sega lei. Oh. Ha una fionda. Salta, dai, tanto. Pare che se lui prova a fare questa cosa con l'armatura che ha, vola giù. Don't panic. Ok. Stop shaking. Don't let him get to you. Proseguiamo. You can still do this. The boat. Yes. Vabbè. No, no. Go to hell. What's the matter? I thought you wanted to die. That's it. Bury yourself. It's just like you. I'll catch you anyway. This is. You're safe. For now. Breathe. Non si può andare di lì. The girl's in here somewhere. See if you can find her. Where are you going? To take care of her family. That'll bring her out. No, bastard. Di qua però si va avanti, mi sa. Oppure la stessa cosa. No, mi sa che è lo stesso percorso comunque. Sì. Stesso identico. C'è magari un collezionabilino qui? No. Need to get to that boat before him. Move down quick. Don't let him do something now. Ok, c'è il tempo? C'è in qualche modo il tempo?
Bisogna essere veloci. Lui non mi vede. Tu mi vedi? No. Ok, ciao. Ma dai, non hanno scoperto i corvi, ma scusami. I corvi mi hanno fatto scoprire. Vai. Ma scusa, ma stavi scappando da lui? Giustamente, no? Se stavi scappando è perché non ce l'avresti mai fatta contro lui. Dai, dai Hugo, tira fuori i topastri. If you want to be reckless, be better than that. Look at that. Reinforcements. Go out to sea. Just the two of us. Let's go find your island. Pilot a boat. Hmm? Mummy and Lucas. Oh. They're all right, Hugo. They're the smartest people I know. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. There's water over there. Yes. Your island? Yes. These look like teeth. It's a two-teeth island. You know, I think I saw it on a painting in Vaudin's laboratory. So it's really real. I'll do it. Be gentle, please. Yes. It's done. Already? Nice. Thank you. You're good at this. I tried not to hurt you. You're good at this. Now come on, sir. We need to find your island. Yes. E abbiamo finito anche il capitolo 5. Quindi anche questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della parte che abbiamo appena fatto. A me è piaciuta, devo dire che finalmente anche grazie alla balestra abbiamo avuto un po' di combattimento
al posto di fare solamente stealth, stealth, stealth come il primo capitolo, che dopo un po' a me sinceramente viene a noia. E vi ringrazio quindi per aver seguito questo video. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!